Iniziamo questa serata con una bella candela rilassante. Questa è la candela che tiro fuori sempre a inizio estate ed è la Pink Sand della Yankee Candle e questa è la mia bacchetta magica. È arrivato il momento di struccarci insieme. Raga, oggi sono di una stanchezza indescrivibile. Stasera volevo provare con voi queste salviettine di L'Oreal con rosa e gelsomino lenitivo per pelli secche e sensibili. Solitamente non mi strucco mai con le salviettine, infatti adesso le utilizzeremo per togliere il grosso, poi vado comunque a detergere il viso. Togliamo il rossetto, tra l'altro è molto... Questo rossetto di Max Factor è veramente molto pigmentato, quindi anche se... Lo vado a togliere, cioè, mi lascia comunque le labbra colorate. Comunque, anche se sono stanchissima, crollasse il mondo, io devo sempre struccarmi. Ho sempre paura che non struccandomi mi vengano, a parte che è così, vengono impurità. Faccio sempre questo sforzo immane la sera. Ora ho appena inumidito il viso. Vado ad utilizzare il solito detergente Sebo Vegetal. Vi dico la verità, la sera ho tutt'altra routine. Solitamente utilizzo i prodotti di acqua di Rose Roberts e ho tutto perché ho crema, tonico, latte e detergente. L'unica cosa che mi è finita è proprio il detergente. Quindi questa volta vado con il mio solito Sebo Vegetal Pure. Cerco di utilizzarlo solo come prodotto da giorno proprio per non stressare troppo la pelle, però per stasera va bene anche così. Utilizzo questa spazzolina elettrica che va a pulire bene in profondità. Ora vado a risciacquare tutto. Ora voglio fare una maschera viso, questa perché l'avevo già aperta in realtà. È una maschera minerale di Celia. Sapete che non mi ricordo neanche dove l'ho presa questa maschera? È una maschera con argilla pura, purple, dovrebbe essere una maschera lilla, illuminante. Conosciuta per le sue proprietà purificanti e ammorbidenti e dona alla pelle un aspetto luminoso, si risulta particolarmente indicata per pelli impure, secche e delicate e favorisce l'eliminazione delle imperfezioni e allo stesso tempo restituisce nutrimento alla pelle levigandola. Bene, proviamola. Vado con le mani, visto che ha una texture abbastanza cremosa. Ovviamente evitiamo contorno occhi e labbra. So che sono stanchissima e potrei fare a meno di tanti altri passaggi, però diciamo che queste cose forse riescono meglio la sera. La mattina andiamo sempre un po' più di corsa. Il tempo di posa va dai 15 ai 20 minuti. Bene. Cosa ci mettiamo a fare in questi 15 minuti? Vabbè, dai, nel frattempo mi lavo i denti, così non perdiamo tempo. Ho inumidito una spugnetta in modo che sia molto più facile l'eliminazione, anche se devo dire, vedete, che questa maschera ha una texture praticamente in crema, nonostante sia all'argilla, non si secca mai completamente, rimane molto cremosa come maschera. E infatti, vedete come viene via? Tolgo il più grosso e poi vado a risciacquare il viso. Oh, mi sento veramente molto meglio, la pelle è stralevigata e adesso vado ad utilizzare questo tonico sempre di L'Oreal abbinato alle salviettine struccanti che abbiamo utilizzato prima e sempre a base di rosa e loto riequilibrante per pelli da normali a miste. Lo applico su un dischetto, lo vado a tamponare delicatamente su tutto il viso, evitando ovviamente il contorno occhi e le labbra. Ora, prima di passare all'idratazione, devo fare la doccia. E voi direte: hai fatto tutta questa cosa, tutta questa skincare notturna per poi andare a fare la doccia? In realtà io preferisco sempre avvantaggiarmi, struccarmi prima, lavare i denti, poi magari farmi la doccia. E questo perché odio quando vado a fare la doccia e non mi sono struccata e poi mi ritrovo tipo panda con tutto il trucco colato. No, è una cosa che odio assolutamente. E stasera laverò anche i capelli, fortuna che avevo sonno. Ovviamente volevo mostrarvi come metto in piega i capelli con il mio nuovo acquisto per andare a dormire. Questa
quindi è una cosa che dovevo fare per forza prima di andare a letto. E nonostante stia utilizzando i prodotti di Ketalia con cui mi trovo strabene, stasera però ho questi campioncini che mi sono stati dati, visto che l'altro giorno sono andata in un negozio rifornitore per parrucchieri a fare degli acquisti, che non vi spoilerò in questo video, mi sono stati dati dei campioncini sempre di L'Oreal, oggi tutto a tema L'Oreal, Prolonger, una formula professionale con la maschera abbinata. Ci rivediamo qui dopo, così vi mostro come metto in piega i capelli prima di andare a letto. Eccomi tornata. Di solito la sera mi concedo il bagno caldo perché è qualcosa di rilassante, eccetera, ma per come sto io stasera è stata meglio la doccia calda, fidatevi, non riuscirei a portare a termine questo video assolutamente. A parte il fatto che ho già districato i capelli, come potete vedere. Comunque, ora posso passare all'idratazione, dopo il corpo passiamo al viso. E la sera utilizzo questa crema di Sien, che ve ne ho parlato tantissimo l'anno scorso, è la Vitality Rigenerativa con calcio, collagene, Q10 e olio di argan. È una crema abbastanza ricca e corposa, che però come crema da notte a me piace un sacco. Tra l'altro l'Inci è uno dei più buoni che potete trovare alla Lidl tra reparto creme. E guardate, se l'applico io, che ho comunque la pelle mista, che va tenuta costantemente sotto controllo, la potete utilizzare anche voi, previene sicuramente le rughe. Fa un ottimo lavoro, soprattutto applicandola di notte, perché va a lavorare mentre voi dormite. Vi svegliate con una pelle elastica, luminosa. Sulle labbra applico un burro cacao. Mi piace sentire anche le labbra idratate prima di andare a letto. Devo fare una piega liscia e vi spiego perché. Ciò che andremo ad utilizzare stasera è questo, il Curling Ribbon. Io l'ho acquistato su Amazon, magari vi lascio il link in info box. E praticamente che cos'è? All'interno sembrerebbe un tubolare di gomma piuma. Fate conto un enorme bigodino lungo 90 cm, abbastanza morbido. Vi arriva in dotazione con questo mollettone nero e questi scrunchies. Credo che l'originale, dico l'originale perché magari il Curling Ribbon originale si acquista direttamente dal loro sito, sia fatto di seta. Perché la seta? Perché la seta va a rispettare moltissimo i capelli, la pelle, infatti tante volte si fanno anche le fodere dei cuscini con la seta e evitano proprio che ci sia attrito, che i capelli si spezzino, evitano l'elettricità statica che abbiamo sui capelli, eccetera, insomma. La seta è un materiale molto pregiato. Il mio non credo sia di seta. Se vi disturba questa cosa che il tessuto sia seta, eccetera, posso capirlo perfettamente, sappiate che ci sono tantissime altre versioni non in seta. Insomma, credo che il mio sia di raso, non è seta. Non so se agisce nello stesso modo, sicuramente il raso è meno pregiato della seta, però io l'ho già provato e il suo lavoro lo fa, i capelli non si spezzano comunque. Stasera perché li voglio asciugare e mettere in piega? Perché l'ho già provato su capelli umidi, come li vedete in questo momento, ma non l'ho ancora provato su una piega liscia. Quindi farò finta di essere una liscia naturale, dovrò lisciare i capelli. Poi ovviamente c'è molto da dire su questo strumento, ve ne parlo man mano nel corso del video. Intanto fatemi asciugare i capelli così mi sbrigo a metterlo e vi spiego un po' tutto. Termoprotettore Yves Rocher alla mano. Spazzola Thermix in ceramica e si parte. Piega terminata ed è anche abbastanza gonfia, questa volta li ho lavorati bene con il phon sulla radice. Se voi mi seguite da un po' già sapete che io sono un amante di tutti i metodi, le asciugature senza fonte di calore, è vero. Tutto l'inverno ho ricorso a pieghe lisce e tuttora l'ho fatto con spazzole e phon. Però se possiamo evitare la piastra o la riccia capelli o comunque tutti questi strumenti
che vanno a generare delle fonti di calore troppo forti per i nostri capelli, è meglio. Infatti, io per mettere i capelli in piega quando li voglio fare mossi, preferisco tutti i metodi senza fonte di calore, che siano ondulati, mossi o ricci. Io preferisco assolutamente i metodi senza fonte di calore. Motivo per il quale in questi ultimi anni ho provato tantissimi metodi. Ho provato a fare i capelli mossi con i calzini, con una fascia per capelli, con gli elastici. Li ho fatti mossi con la cintura dell'accappatoio, che è una delle cose che forse mi avete visto più fare qui sul canale. E praticamente il curling ribbon funziona nello stesso modo della cintura dell'accappatoio. Qual è la differenza? Il materiale, ovviamente la cintura dell'accappatoio, essendo di spugna e andando ad avvolgere i capelli anche in maniera abbastanza stretta e poi andando a dormire, si potrebbero spezzare. Non è proprio un metodo, sì, non è invasivo, ma non è neanche delicatissimo sui nostri capelli. Il curling ribbon rimane molto più delicato, anche se questo non è di seta ma è di raso, rimane comunque molto più delicato. Inoltre, la cintura dell'accappatoio, una volta stretti i capelli intorno, si va a comprimere, mentre il tubolare rimane di questa forma, anzi sono i capelli che, rimanendo avvolti attorno, prendono una bella forma voluminosa. Infatti la differenza è anche questa: i boccoli fatti con la cintura dell'accappatoio rimangono un pochino più stretti, quelli fatti con il curling ribbon rimangono più voluminosi. Questo ve lo dico perché ovviamente l'ho già provato. Su capelli asciutti, lisci e messi in piega, non l'avevo ancora mai provato. Vado a dividere i capelli in due metà. Appoggio il curling ribbon sulla testa e lo vado a bloccare con il mollettone, in questo modo, in modo che si reggerà da solo e noi avremo le mani libere che possono lavorare tranquillamente. Allora, se siete lisce naturali, il mio consiglio è quello di utilizzare un prodotto styling prima di fare questo, che possa essere un gel d'aloe vera, un qualsiasi gel, una mousse, una crema modellante. Applicate un prodotto styling, perché in questo modo la piega prenderà meglio. Oppure volete fare come ho fatto io, fare direttamente tutto su capelli messi in piega, magari dopo potreste spruzzare con un erogatore spray un po' d'acqua per fissare il tutto. Ovviamente in quel caso i capelli non saranno bagnati, saranno semplicemente un po' umidi, però ecco, io questa sera non metterò assolutamente nulla. Vado a prendere la prima ciocca, vedete, un po' come se utilizzassi appunto la cinta dell'accappatoio, e la passo sotto. A questa ciocca ne vado ad aggiungere un'altra, vedete, e quindi mi diventerà una ciocca, e la unisco, quindi diventerà una ciocca un po' più grande. La passo sotto e mano a mano vado ad aggiungere sempre più capelli, quindi vado sempre ad aggiungere altre ciocche di capelli. Avvolgo, passo sotto, aggiungo capelli, avvolgo, passo sotto e aggiungo capelli. A questo punto vi ritroverete un'unica ciocca nelle mani, basterà avvolgerla completamente attorno. Non è un problema la lunghezza dei capelli, perché come vedete il curling ribbon qui è finito e i miei capelli sono ancora lunghi. Basterà arricciare i capelli verso l'alto e continuare ad avvolgere. Con lo scrunchies vado a bloccare il tutto. E ora facciamo la stessa cosa dall'altra parte e finisco di avvolgere. Blocco con lo scrunchies e rimuovo il mollettone. Questo praticamente era servito soltanto per permetterci di fare tutte e due le metà. E nulla, siamo pronte per andare a dormire, finalmente, io direi, perché sono stanchissima. Ho deciso di preparare questa tisana al carcadè. Diciamo che ancora non fa così caldo, posso ancora farmi delle belle tisane rilassanti la sera. Il tutto accompagnato da un buon libro. Stasera ho scelto Emma di Jane Austen. Questa è la collezione Cranford che è uscita l'anno scorso in edicola. Io ho deciso di farla quest'anno e diciamo che ne ho già abbastanza di questi libri di questa collezione. Ne sono totalmente innamorata, anche perché Jane Austen è una delle mie autrici inglesi preferita e in generale amo proprio la letteratura inglese.
The next day. Questa mattina ho fatto colazione, mi sono truccata, mi sono preparata, non vi ho portato il tutto, altrimenti questo video sarebbe durato 5 giorni e credo che sia abbastanza evidente il fatto che ci ho dormito. E vi assicuro che quando ci ho dormito a capelli umidi, questa cosa non è successa perché comunque i capelli lisci e puliti scivolano via molto facilmente. Mentre quando ho fatto questo tipo di piega a capelli umidi, il capello umido si attacca al curly ribbon e non viene via, non scivola neanche volendo. Comunque andiamo a togliere lo scrunchies, primo. Togliamo anche il secondo, anche se qua ormai non ci si capisce più nulla. Questa metà è già smontata. No, vabbè, guardate. Io questa cosa, quando l'ho fatto a capelli bagnati, non è venuta proprio così, ecco. E voilà! Allora, la radice è liscia. Ovviamente non si è boccolata. Queste sono le lunghezze, guardate che figata, raga! No, sono innamorata di questi capelli, li adoro. Non mi aspettavo un risultato del genere. Sono venuti meglio secondo me da asciutti, però voglio tirare con voi le conclusioni finali. È stupendo perché sembro appena uscita dal parrucchiere. Allora, le conclusioni finali quali sono? Su capelli bagnati probabilmente la piega si fissa meglio, probabilmente ci dormite meglio nel senso che i capelli non vanno a destra e a sinistra. Se sono lisci, puliti e asciutti, scappano un po' via da tutte le parti, come è successo a me stamattina. Il boccolo si concentra più che altro nella parte bassa dei capelli, nella parte inferiore, mentre sulla parte alta rimangono molto morbidi, io direi addirittura lisci. Con la cintura dell'accappatoio questo non accade, i capelli si arricciano anche nella parte alta. Diciamo è un boccolo diverso, questo è più voluminoso e ripeto, si concentra soprattutto sulle lunghezze. Con la cintura dell'accappatoio il boccolo è più stretto. E forse parte anche più dalle radici, si riesce a farlo partire anche da un po' più su. Io penso che non escluderò nessuno dei due metodi, nel senso che questo strumento è sicuramente più delicato, meno aggressivo sui nostri capelli, rende la piega, mamma mia, stupenda. A me questo effetto, sembro appena uscita dal parrucchiere, veramente. Piace veramente un sacco, però se volessi ottenere dei boccoli un po' più stretti, un po' più alti, che partono un pochino più dall'alto, io mi darò comunque alla cintura dell'accappatoio. Probabilmente non ci dormirò, ora che inizia l'estate, la bella stagione, potrei tenerlo in posa anche un paio d'ore al sole ed ecco che la mia piega con cintura dell'accappatoio è fatta. Però ecco, questo lo trovo molto più indicato per dormire, per essere portato a lungo. Tra l'altro è morbidissimo. Nel letto vi potete girare come vi pare, non dà fastidio, almeno a me non ha dato alcun fastidio. Ho dormito a pancia sotto, a pancia sopra, di lato, cioè le ho cambiate tutte le posizioni e si può dormire tranquillamente. Forse in quel caso un po' più fastidiosa la cintura dell'accappatoio perché rimane più rigido come materiale. Non è comodo quanto questo, che credo all'interno sia gomma piuma, è morbidissimo. Io penso che abbinando questo metodo con dei prodotti styling tipo crema, tipo un po' d'acqua, spray o un gel, quello che volete, si fissi molto meglio e vengano ancora più definiti. Nel mio caso, ecco, ho voluto fare una prova senza mettere proprio niente, 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 però mamma mia che belli, sono stra morbidi. Fatemi sapere nei commenti qua sotto che cosa ne pensate, se lo avete mai provato, se vi ha incuriosito, se vorreste provarlo. Io spero ancora una volta di avervi fatto conoscere qualcosa di nuovo, di avervi tenuto compagnia con la mia night routine, con i miei daily vlog che sono tornati, sono strafelice di essere tornata con questi daily vlog. Mi raccomando, se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i contenuti che escono qui sul mio canale. Se non mi seguite su Instagram, seguitemi, soprattutto se volete essere salutati nel prossimo video. Noi bellezze ci vediamo qui ogni settimana con nuovi video. E vi mando un grossissimo bacio. Muah.